Di ora la parola a Matteo, a Matteo Salvini, leader della Lega. Prego. Grazie. Io ho votato con la macchinetta nel totto voto eh, per rimanere prudente l'opzione 2, quindi una crescita sostenuta fra l'1 e 2%, perché penso che l'anno prossimo ci ritroveremo qui se gli organizzatori vorranno reinvitarmi con la Lega al Governo e quindi voglio essere moderatamente ottimista. Non vengo da segretario della Lega, vengo proponendomi di portare a livello nazionale quello che stiamo facendo da vent'anni in Lombardia, in Veneto e da due anni in Liguria, perché un conto è proporre quello che vorremmo fare, un conto è farlo nelle due regioni che rappresentano un terzo del prodotto interno lordo italiano. Che andranno a referendum il 22 ottobre per una politica più responsabile, più a chilometro zero. Quindi penso che se abbiamo vinto con il centrodestra, ti rispondo quindi direttore, l'alleanza che vedo è quella del centrodestra che ha vinto a Genova, ha vinto a Verona, ha vinto a Monza, ha vinto a Piacenza, Alessandria, Sesto San Giovanni, Pistoia, Spezia, L'Aquila, senza recuperare coloro che hanno tradito una volta, e quindi quella secondo me è la direzione. Io sono pronto domani mattina a dare i voti della Lega in Parlamento per una legge elettorale chiara e maggioritaria. Domenica sera si vota, domenica sera si sa chi ha vinto. I tifosi del proporzionale sono i tifosi del caos. Sono i tifosi del porto a casa più parlamentari possibile e poi lunedì mattina decido da che parte metterli. Secondo me è poco serio. Io vorrei dire agli italiani la sera prima da che parte vanno i miei parlamentari. Non sta a me, sta a Renzi, vediamo se finisce di litigare con i risparmiatori anziani che vanno a seguirlo alle presentazioni dei libri eh, il consenso della Lega per una legge torale seria che garantisca stabilità non per 5 ma per 10 anni c'è domani mattina se ci chiamano il nostro consenso glielo diamo perché altrimenti è difficile capire chi fa cosa io veni qua due anni fa, stanotte ho dormito tre ore, mi sono rimesso giù 18 volte gli appunti e poi però vado guardando gli appunti ma guardando voi Due anni fa ero populista perché dicevo che la direttiva sul bail in sulle banche avrebbe creato qualche problema e fumo gli unici a votare contro. Oggi, dopo due anni, tutti dicono che la direttiva sulle banche è stata un errore. Nel frattempo ne sono saltate sette. Due anni fa proponevo il blocco di un'immigrazione fuori controllo con lo spostamento delle frontiere al di là del Mediterraneo con dei centri di accoglienza e identificazione in Libia. E il controllo di tutte le navi che facevano da vice scafisti a nome per conto di presunte ONG. Ero populista e non si poteva fare. Il ministro Minniti, con quattro anni di ritardo, lo sta facendo. E abbiamo visto la dimostrazione provata dei fatti che meno ne partono, meno ne muoiono. Si poteva fare. Due anni fa venni dicendo che le sanzioni economiche contro la Russia sono una follia suicida e autolesionista. Purtroppo su questo non è ancora cambiato niente e sono state rinnovate secondo me senza alcun senso. Penso che la metà dei presenti in sala ritengano la Russia non solo un alleato commerciale, ma un partner culturale e geopolitico strategico. Invece, questa Unione europea schizofrenica trova 6 miliardi di euro da dare alla Turchia, che è un regime tutt'altro che liberale, e rinnova le sanzioni con, contro un mercato che ci sta sottraendo 5 miliardi all'anno di mancate esportazioni. E su questo non sono stato ancora fortunato, ma magari l'anno prossimo ci ritroviamo con una partnership con la Russia. Che Italia abbiamo in testa? Alcuni di voi sono curiosi, con alcuni di voi ho bevuto caffè nei mesi passati, alcuni di voi saranno preoccupati, vi ritengo partner pari livello. Un'Italia più semplice. Se qualcuno è arrivato nei giorni scorsi o qualcuno si ferma nel pomeriggio farà la Statale Regina, che è la strada che passa dietro le nostre spalle e fa tutta la sponda sinistra del lago di Como. Se trovate un incidente è stato in coda due ore. Da vent'anni c'è la proposta di una galleria lungo la Statale Regina, finanziata, 330 milioni di euro già pronti, Regione Lombardia, Stato Italiano. Qual è il problema da decenni a questa parte? La sovrintendenza che ha cambiato per X volte dall'ufficio di Piazza del Duomo a Milano il tracciato della galleria. E quindi operatori, turisti, imprenditori e comaschi stanno in coda perché in ufficio a Milano qualcuno che probabilmente sulla statale regina Como non c'è mai stato, ha deciso che la galleria prima va fatta così, poi va fatta così, poi va fatta dall'altra parte. Meno burocrazia, meno Stato possibile, meno sovrintendenze, meno prefetture. Responsabilità e libertà di scelta ai sindaci e ai governatori, che sono gli unici depositari del consenso popolare. Più strategia e meno bonus. Ormai leggere il sole 24 ore, eh, ogni giorno c'è chissà che bonus ha tirato fuori il governo oggi. Chissà chi è il fortunato oggi. Quelli con i capelli rossi che zoppicano. I tifosi dell'Inter. Quelli che hanno un ISEE inferiore ai 6.000 euro. Quelli che hanno tre figli maschi che studiano tutti nella stessa università in Inghilterra. Un paese non può andare avanti a mance e a bonus. Capisco che qualcuno sia perennemente in campagna elettorale, preferisco una strategia, preferisco una visione. Per chi volesse, uscendo durante la pausa alla mia sinistra, non ne ho messe di più perché nel bagagliaio ce ne stavano 50 copie del libro, 198 pagine sulla flat tax, sul nostro core business di proposta economica per il rilancio dell'Italia. Pagare meno per pagare tutti, 15% non inventata da noi ma copiata da 40 realtà produttive e sviluppate al mondo, certificata dal professor Alvin Rabusca dell'Università di Stanford, con numeri alla mano, sono solo 50, purtroppo. Non si può fare. Non si può fare come non si poteva bloccare l'immigrazione. Si può fare. I 2 o 300 miliardi, secondo le stime, di evasione fiscale, sono evasione spesso e volentieri di necessità di sopravvivenza. Se paghi meno, evitandogli usare le imprese come salvadanaio a nome per conto dello Stato, se vai a saldare i 40 miliardi di ritardati pagamenti, io due anni fa venni qua e due esponenti del governo dissero a voi, non a me, a voi salderemo tutto il debito della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Quanti sono in credito? Troppi. Più merito c'è il ministro della pubblica istruzione, secondo me è diseducativo e fuori dal contesto europeo dire non si bocciano i bimbi alle elementari e alle medie, è un pessimo segnale. Se meriti vai avanti, altrimenti ti prendi il tuo tempo di pausa e vai avanti l'anno dopo. Non esiste che un TAR intervenga su una libera scelta dell'Università Statale di Milano che ha messo il numero chiuso sulle facoltà umanistiche, lo dico ex studente di storia. Occorre pianificazione, occorre programmazione. Non occorre un esercito di avvocati che concorrono da sottoproletariato per 700 euro al mese. Quindi uno Stato serio pianifica, controlla, decide e scontenta qualcuno. Magari scontenta qualcuno anche qua in sala. Più diritti, che non significa ius soli. Io ricordo che l'Italia, con la legislazione vigente, è il paese europeo che dà più cittadinanze. 202 mila nel 2016. È un dibattito politico che non interessa neanche ai diretti interessati. Più rispetto, con legislazioni normali sulla legittima difesa, con la reintroduzione del servizio militare. Qua ci sono imprenditori manager, ma ci sono padri, madri, nonni che vorrebbero che i loro figli prendessero il treno, la metropolitana, andassero al parco senza l'ansia di sapere se tornano o non tornano a casa. Più sicurezza significa anche più rispetto delle forze dell'ordine. Il concorsone di quest'estate, a proposito di sprechi, per mille posti nella Polizia di Stato, età media 49 anni, siamo messi male. Sapete in quanti hanno partecipato? 181.000 persone, di cui 30.000 laureati. C'è da rivedere la macchina dello Stato. Ultimo ragionamento, anzi ultime due slide. Sviluppo al sud, visto che Bossi dice cosa va a fare al sud, ma io ci vado perché l'Italia si salva nel nome delle autonomie se si mette tutta insieme. Hanno aperto Suez due anni fa, 60 miliardi di container che partono dalla Cina e sfiorano l'Italia, noi abbiamo la fortuna di essere lì in mezzo. Un piano infrastrutturale da noi valutato in 20 miliardi di investimenti intercetta nei porti, soprattutto del sud container che sdoganati valgono 3.500 euro l'uno e che non sdoganati ne valgono solo 700 e adesso vanno a nord. Non è un investimento impossibile. Se i vincoli europei non lo permettono lo facciamo lo stesso perché la Spagna cresce perché fa il 5% di deficit. Siamo in mezzo al mare, usiamolo questo mare. Sono 20 miliardi di investimento per intercettare almeno altrettanti 20 miliardi all'anno di spostamento merci. Questo invece è quello che accade oggi che ci sfiora. Siamo fuori, noi possiamo fare tutte le auto elettriche che vogliamo, ma se siamo fuori dai grandi circuiti commerciali le auto elettriche le usiamo per andare a fare shopping. Ultimo ragionamento, scusate. PIL. Questa è la tabella del professor Blangiardo dell'Università Statale di Milano che dice qual è l'età oggi della popolazione italiana. C'è qualcosa che non va. 1950 erano tantissimi giovani. E come è naturale per una società che si sviluppa, un po' di meno gli anziani. 2016, vedete la pancia come si ingrassa? Sempre meno giovani, tantissimi in medietà e sempre più anziani. 2066, come fa un paese a stare in piedi se non fa dei figli? Questo è il numero di 120 anni prospettato dalla demografia, che è una scienza esatta, nel 2050. Buono perché abbiamo un sistema sanitario efficiente evidentemente e l'alimentazione italiana è all'avanguardia. Preoccupante per il sistema di welfare. Due milioni di persone sopra i 90 anni nel 2050. Io voglio andare a rappresentare un governo che non si preoccupa dei prossimi cinque mesi, dei prossimi cinque anni. Nel 2050 mio figlio avrà 60 anni e deve poter vivere in uno Stato che gli garantisce non 650 euro forse di pensione ma qualcosa in più. Quindi il primo indicatore che io curerò con responsabilità di governo saranno le culle. Al di là del PIL, della produzione, della crescita, dei vincoli europei, del fiscal compact, le culle. E qua non servono i bonus. Se in Francia ogni anno nascono 200.000 bambini più che in Italia è perché c'è un sistema sociale che lo permette, c'è un sistema di welfare che lo permette. Questo Sarà il primo intervento su cui lavorerà la Lega, al di là di tutto quello che si parla. Un paese che ha più anziani che giovani è un paese destinato a morire e anche gli immigrati regolarmente inseriti si adeguano al nostro target di vita e non fanno figli. Non so quanti di voi hanno più di due figli qua in platea, temo pochi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ed è una platea agevolata. Comunque, perché il problema dei 600 euro di asilo nido penso che qua dentro non si senta. E quindi eh, questa è l'idea di governo. Qualche giornalista, e chiudo, mi ha chiesto: ma perché vai a Cernobbio? C'è qualcuno che, se vai al governo, si mette le mani nei capelli? C'è qualcuno che è terrorizzato? Io vengo per confrontarmi, da pari a pari, sapendo che qualcosa abbiamo sbagliato noi, ma qualcosa avete sbagliato anche voi, se il sì prevalse al 90% l'anno scorso. Sono disponibile ad ascoltare, a collaborare, a cambiare l'Europa, visto che Milano è nel cuore dell'Europa, e conto di rivedervi l'anno prossimo portandovi non quello che mi piacerebbe fare, ma i primi tre o quattro mesi di risultati di lega al governo che, a differenza di altre forze politiche, sta dimostrando da vent'anni in Lombardia e in Veneto come si può spendere poco e offrire servizi d'eccellenza. Grazie per la pazienza.